Alla partenza per la dodicesima fatica c'è nell'aria odore di polvere. Il Macerone, le aspre salite di Rio Nero Sannitico, di Rocca Raso e lo strappo finale di Scanno costituiscono un magnifico campo di gara per gli scalatori. Minardi è l'irrequieto di turno e se ne va tutto solo allorché la strada comincia a inerpicarsi verso il Macerone. Nella sua scia si lancia Carrea che in vetta lo seguirà a soli 10 secondi. Riassorbiti i due fuggitivi, il gruppo si dispone con calma al solito infuocato finale, ma il traguardo volante di Rio Nero Sannitico torna a scatenare la battaglia. Questa volta gli attaccanti sono quattro, Geminiani, De Filippis, Astua e Nencini. E se il torinese mira solamente alla conquista di qualche decina di biglietti da mille, gli altri tre hanno progetti assai più ambiziosi. In particolare Geminiani e Nencini, che trovandosi nelle prime posizioni in classifica, sognano una maglia rosa. Nelle posizioni retrostanti, infatti, il leader attardato da un guasto al cambio è in crisi. La sua situazione è preoccupante, dato che il ritardo è già tale da farlo precipitare al quarto posto in graduatoria. De Monti non trova la forza per reagire, ben diverso il comportamento di Coppi, Magni, Moser, Bording ed altri, i quali inseguono con estrema decisione il quartetto dei fuggitivi, riuscendo a contenere il distacco in proporzioni limitate. Dopo aver fatto man bassa dei due traguardi volanti, il torinese De Filippis desiste dal suo sforzo e si ferma ad attendere gli immediati inseguitori. Ma la pattuglia di testa, anche se ridotta a tre uomini, continua la sua marcia implacabile sotto la spinta di Geminiani e Nencini, che sono separati da due soli secondi in classifica generale e possono entrambi conquistare la maglia rosa a Scanno. L'arrivo è posto al termine di una leggera curva e la volata è tutt'altro che regolare. Vince Astua, che viene distanziato per avere danneggiato il francese, al quale va peraltro l'ambito simbolo di leader del giro. Forse per questo le proteste di Gem non sono accorate come ci si potrebbe attendere. Tra i due litiganti, la vittoria di tappa è andata al biancoazzurro Nencini, un altro giovane che sta disputando un Giro d'Italia veramente formidabile.